5 ottobre 2014, siamo in compagnia di Marco Beltrandi, qui al Comitato Nazionale di Radicali Italiani. La terza giornata, Marco Beltrandi è intervenuto la seconda volta, in qualche modo ha avanzato un'ipotesi, una proposta per cercare di comporre un po' le polemiche interne all'interno del movimento che si trascinano da un po' di tempo, cioè quella in qualche modo di, poi adesso Marco ci dirà meglio, di riconoscere in qualche modo una doppia visione. Esiste una doppia visione all'interno del movimento radicale, di analisi e anche di proposta per affrontare i problemi. Ecco, e questo in qualche modo dovrebbe essere, arrivare a una sintesi. Ecco, in che modo, Marco? Sì, io prendo atto, l'avevo già fatto nel precedente comitato, ma nessuno se n'era accorto. Prendo atto del fatto che ormai esistono due modi diversi di intendere il soggetto politico radicale italiano, che hanno alla base delle analisi che sono diverse sulla situazione politica italiana e che hanno in una certa misura come conseguenza una lista diversa di priorità. Allora, se questo è vero, e io credo che sia vero, ci sono due possibilità. O si va al congresso e queste posizioni si definiscono, si espongono chiaramente, si confrontano e si contano. Una vincerà e l'altra perderà, ma con un impegno, un senso del dovere, che non vuol dire che tutti debbano fare tutto, anche la minoranza debba fare necessariamente quello che decide la maggioranza, ma vuol dire che anche tutta la cosiddetta minoranza sente un dovere nei confronti di quello che ha votato la maggioranza. E questa è una possibile soluzione. O se no, molto meglio, dal mio punto di vista, considerando la nostra storia, considerando che siamo in pochi, relativamente pochi, rispetto alle ambizioni che abbiamo, si dovrebbe riuscire ad arrivare ad una sintesi, che però, non potendo essere una sintesi sulle analisi, l'altra possibilità è che la sintesi venga fatta sulle azioni. Cosa significa? Significa che tutta la dirigenza di Radicali Italiani che esce dal congresso condivida e senta la responsabilità nei confronti di un elenco di cose da fare. Anche se sotto quelle cose ci sono, come posso dire, visioni, analisi non coincidenti, ma che si riesca a definire una lista di cose da fare con priorità diverse, che però siano condivise in termini di responsabilità, lo ripeto, altrimenti poi Michele, il governatore, mi dice che io penso che tutti debbano fare tutto. No, non penso questo, perché poi esistono diverse sensibilità e diverse competenze, ma un conto è dire si va a una ripartizione dei lavori, un conto è dire che, come è accaduto sino ad oggi, che una parte della dirigenza si sente responsabile di una campagna e un'altra parte della dirigenza si sente responsabile di un'altra. Ecco, questo secondo me non va bene, disperde le forze e non ci consente di agire, di essere di supporto a una leadership politica, quella di Marco Pannella, che ci ha consentito di arrivare sino a qui, malgrado le condizioni esterne sempre più difficili, sempre più complicate. Io ho fiducia in questa leadership e vorrei che lo strumento Radicali Italiani fosse tutto concentrato nel perseguire una lista di attività su cui ci sia un accordo, altrimenti, ripeto, si va al congresso, ci si conta e vince chi vince e perde chi perde. Marco, questo tuo scenario, soprattutto quello appunto del congresso in cui appunto vince chi vince, perde chi perde, comunque sia poi un segretario sarebbe segretario di tutti, non è un po', adesso vorrei essere blasfemo, però insomma non è un pochino lo scenario che all'interno del PD, un po' anche lì c'hanno alcuni problemini adesso con Renzi che insomma sta imponendo una linea e che comunque ha visto, a parte D'Alema che insomma si è nella direzione sperticato con diciamo delle considerazioni più personali, più di asti, almeno a me così è sembrato, ma comunque un ex segretario Bersani che ha detto poi alla fine comunque si vota tutti insieme. Ecco, quindi insomma è un modello un po' simile a quello che tu potresti in qualche modo intravedere? Assolutamente no, però mi aspettavo questa domanda, cioè nel senso che capisco che il mio intervento rischia di essere inteso in questo senso. No, e spiego perché. Perché nella mia idea, ovviamente, c'è alla base il principio radicale per cui ogni militante,
ogni iscritto, né? Fa quello che vuole, cioè, non è un problema se un iscritto non ama la campagna sull'amnistia e che so, invece si dedica a battaglie sull'economia più direttamente o altre cose. Quello che io ritengo la responsabilità comune non è qualcosa di disciplinare, non è qualcosa per cui un'adesione volontaria a un insieme di cose che deve essere anzitutto dei dirigenti. Per me c'è una differenza fra un dirigente e un militante. Cioè, mi spiego, io quando ero nel gruppo del PD, ma non facevo parte del PD in Parlamento, ma ero con gli altri compagni radicali nel gruppo del PD come delegazione autonoma, noi avevamo delle posizioni e votavamo in dissenso sovente dal gruppo. Questo non ci è stato perdonato, penso a Corradino Mineo, agli altri che vengono minacciati da... Allora, il problema è, il caso di coscienza o di dissenso individuale è sempre possibile e non dovrebbe essere motivo di cacciate, sanzioni, richiami a non si sa bene cosa, al centralismo democratico, non lo so. No, è diverso, cioè in un movimento liberale il dissenso personale è sempre consentito. Ma chi dirige la baracca, perché non dimentichiamo, chi dirige la baracca è chi o viene chiamato o viene scelto dal congresso per farlo, non è un obbligo, non è che lo prescrive il medico. Mi ricordo Emma Bonino, delle volte su questo punto è intervenuta in passato, secondo me in maniera interessante, che un po' seguiva questa linea, perché diceva, io tante volte nella mia vita politica mi sono acconciata a fare cose che non mi convincevano al 100%. Magari poi scoprendone dopo che erano invece utilissime, ma per un senso di dovere, in un'adesione volontaria, le ho fatte. Ecco, questo senso di dovere, questo orgoglio dell'appartenenza radicale, io ho l'impressione che stia sparendo, e che purtroppo questo problema sia molto serio, perché se non si riconoscono anche i risultati che si conseguono, poi alla fine il rischio è che si dica, vabbè, è cambiato tutto, tutto è cambiato, dobbiamo fare anche noi come tutti gli altri, se no spariamo, ma così io, un soggetto politico così, non ci sto, anche perché se devo ragionare in quei termini, allora vado nel PD, anzi no, nel PD non mi vogliono nemmeno, magari vado da quel bollito di Berlusconi. Grazie Marco Beltrandi.